Quello di questa sera è l'incontro inaugurale dell'anno. Ho l'onore di aprire le danze introducendo la discussione a proposito di un romanzo considerato un classico della letteratura russa, ad opera di uno dei suoi numi tutelari, ovvero messere Lev Nikolaevich Tolstoi. Il romanzo è stato scritto dall'autore nell'arco di 10 anni, che vanno dal 1889 al 1899. L'opera prende spunto da un singolare fatto realmente avvenuto, raccontato a Tolstoi nel 1887 dal suo amico giurista Koni. L'intreccio è il seguente. Quando il principe Neliudo è ancora studente universitario, decide di trascorrere un periodo nella tenuta delle sue zie, intento a scrivere la sua monografia sulla proprietà della terra. A metà fra serva e signorina viveva presso le zie Ekaterina Maslova, detta Katiuscia, e figlia di una zingara. Personaggio dotato di fascino particolare, descritta con occhi nerissimi, lucenti, un po' loschi e con ricci neri e ribelli, e di una prontezza che caratterizzava tutta la persona, Katiuscia, in una notte d'inverno, viene posseduta contro il suo volere dal principe Neliudo, quando, ormai ufficiale dell'esercito, è privato della potenza di quelle istanze morali che lo caratterizzavano in gioventù, torna a far visita alle zie. Il romanzo si apre con un processo. 10 anni dopo dai fatti appena descritti, il principe si ritrova in commissione come giurato a decidere della sorte di una donna accusata di omicidio. Ma una volta in aula la riconosce subito. È la Maslova, quella Katiuscia di molti anni prima. Ma l'imputata adesso risponde al nome della prostituta Lyubica. Incredulo, sgomento, spaventato, passando dal pallore al rossore, il protagonista del romanzo riconosce subito, nella condizione di quella donna, la sua propria colpa. Avendola violata e abbandonata con un bambino in grembo, ha condannato la giovane Katiuscia a una vita di miserie, alle quali le è stato impossibile sottrarsi. Risvegliatesi prepotentemente all'interno della propria coscienza l'aspra lotta del bene che vuole prevalere sul male, Neliudov decide di aiutare l'imputata, poi condannata ai lavori forzati, a sistemare la sua situazione giudiziaria, risolvendosi addirittura di sposarla, così purificarsi dalle azioni commesse. Il romanzo di Tolstoi, che dopo le grandi opere Guerra e Pace, Anna Karenina, è considerato il romanzo della maturità, non si svolge più nei salotti pietroburghesi o moscovini, ma dentro le carceri, le aule di tribunale, gli studi di avvocati, insomma tutti quei luoghi del dolore in cui è esplicito il ricorso al concetto di giustizia umanamente intesa, concetto che l'autore intende mettere in discussione dimostrando a più riprese come l'uomo non sia in diritto di giudicare l'altro uomo come colpevole senza prima dover rivolgere una critica aspra alla società intera che in più di un modo ha contribuito a creare quel colpevole. La critica tolstoiana alla società del suo tempo si rivela immensamente attuale, colpendo anche la nostra di società e riuscendo a raggiungere lo scopo che lo scrittore si era prefisso quando decise di dedicare la propria vita alla letteratura, ovvero quello di creare qualcosa di eterno, che sia valido in ogni tempo, al di là delle vicende mutevoli della politica. Resurrezione, diviso in 3 parti, si snoda secondo più direttrici, al di là dell'intreccio che ha luogo fra i due protagonisti, quale è più che altro il pretesto per la riflessione sociologica e filosofica che è al cuore dell'opera. Una delle direttrici del libro è quella della giustizia in senso stretto. Il protagonista, attraverso la scelta di intervenire nella vicenda giudiziaria della Maslova, si ritrova a vedere da vicino l'orrore della giustizia correttiva, la quale si basa sull'applicazione di leggi considerate giuste, ma che invece favoriscono la prevaricazione, e quindi a porsi come punto di riferimento per i carcerati, affinché i privilegi di cui dispone, grazie alla sua nobile condizione, possano servire ai detenuti stessi per migliorare la propria situazione. Nel suo sviluppo psicologico, il principe comprende che l'unico modo di condurre una vita sensata è quello di mettersi al servizio degli altri e di assumere un'ottica compassionevole. Un'altra delle direttrici del romanzo è la questione della libertà dei contadini dalla schiavitù della terra, tema molto caro a Tolstoi che anche nella sua vita privata volle cedere la terra ai contadini per liberarli dalla loro oppressione. Nelle parti del romanzo dedicate alla campagna,
l'autore traccia un affresco in cui si affastellano i personaggi in una polifonia perfetta, intonando un solo canto che ci racconta come della miseria alla galera e di conseguenza lo stigma sociale, l'imbarbarimento vero e proprio, vi sia un passo breve. Su un altro piano si può ravvisare la critica feroce, la vacuità della buona società russa del periodo, cristallizzata nei propri rituali vuoti e caratterizzata da una separatezza apparente rispetto alla vita della gente comune, che invece influenza direttamente, legittimando e partecipando a quelle istituzioni che la rendono un inferno sulla terra. Sempre relativamente alla cristallizzazione e vacuità dei rituali, Tolstoi denuncia il ruolo complice della religione, la quale, svuotata di ogni genuina spiritualità, coadiuva silenziosamente quell'oppressione a danno degli uomini messa in atto dalle istituzioni. L'elemento più importante del romanzare di Tolstoi è il ricorso all'introspezione da parte dei personaggi e l'evoluzione degli stessi. La Maslova nel Yudo vanno incontro a una risurrezione, intesa differentemente per ciascuno dei due personaggi, ma senza dubbio riuscita, dal punto di vista della coerenza narrativa e della crescita psicologica, e che comporta innanzitutto il rifiuto del male, paragonabile a una vera e propria rinascita.